Siamo qui con l'assessore Enzo Salvaggio, si è avviato a conclusione l'iter per il PGT. Ecco, focalizziamo brevemente, Salvaggio, l'attenzione sulle aree dismesse di Magenta, la ex Safa e l'ex Nuova Città. Cosa ne sarà di queste due importanti aree strategiche per la città? Abbiamo lavorato per cercare di ascoltare al massimo le osservazioni che sono state prodotte dai cittadini all'interno di queste aree. Abbiamo cercato di capire qual era il loro interesse ed è stato un ennesimo passo di messa in discussione di quello che volevamo fare. Una novità su tutte, per esempio, eravamo andati in consiglio comunale mettendo delle residenze all'interno dell'area Nuova Ceta, ascoltando comunque le osservazioni pervenute, retrocediamo da questa nostra scelta, per esempio, a favore di un comparto tutto produttivo. Una cosa però la facciamo all'interno di quest'area, togliamo dalla destinazione di produttivo tutta l'area ex CRAL e la consideriamo un vero parco pubblico per la città. Questo sempre per ascoltare, diciamo, le osservazioni che sono arrivate in tal senso, perché non aveva senso lasciare azzonata quell'area come produttivo, perché un domani chiunque veniva poteva non rispettare a quel punto quella destinazione di parco pubblico. Oggi finalmente lo è. Per quanto riguarda l'area SAF, anche lì c'era questa preoccupazione da parte della cittadinanza di Ponte Nuovo, degli osservanti, rispetto alla residenza che gli è aggiudicata in misura troppo inferiore e se ne va ad aggiungere, si va a caricare di un altro po' di residenza quella zona, pur stando sotto le stime che furono del vecchio piano del governo del territorio, pur rimanendo sotto, perché lì effettivamente ci viene fatto notare come le scuole spesso sono a rischio, le classi per esempio, quindi si cerca di dare anche una prospettiva ai servizi presenti all'interno della frazione di Ponte Nuovo. Va bene, grazie. Poi per tutte le osservazioni, le varie precisazioni su questo PGT, rimandiamo al video successivo. Grazie mille. Va bene. Sì.